Questa è la normativa, come risulta da Wikipedia, su orario normale di lavoro, ossia fissato dalla normativa. Il decreto legislativo 66 del 2003, riprendendo l'approccio di cui alla legge numero 196 del 97, definisce orario normale il limite delle 40 ore settimanali, sancito da quest'ultimo provvedimento. La contrattazione collettiva potrà, sulla scorta delle direttive 93-104 della CE e successiva modifica 2034 CE, apportare delle variazioni all'orario settimanale di lavoro, rapportandolo ad una durata media in relazione ad un periodo predeterminato non superiore all'anno. È inoltre consentito alla contrattazione, in base all'articolo 4 del decreto legislativo 66 del 2003, di fissare una durata massima dell'orario di lavoro. Ecco, in relazione a tutto ciò, io sostengo che l'orario di lavoro entra prepotentemente in contrasto con l'articolo 1 della Costituzione italiana, quando la Costituzione, parlando della democrazia che esiste in Italia e che è fondata sul lavoro, punta sul lavoro come diritto acquisito e reale di tutti. Per cui, fino a quando lo Stato non garantisce in forza della sua Costituzione il lavoro per tutti e lo lascia al mercato, viola il fondamento della Costituzione italiana, la cui democrazia, fondata sul lavoro, implica necessariamente che tutta la normativa riferita al lavoro sia tale da essere fondata sul lavoro per tutti come un obbligo costituzionale, tanto che, facendo gli accertamenti di mercato su quanto non è oggi esistente in fatto di occupazione, ossia rilevato il livello di disoccupazione, sia compito dello Stato di collocare questi disoccupati, riducendo il turno di lavoro di coloro che sono occupati, perché questo diritto si risolve soltanto partendo da quante ore di lavoro esistono in un paese democratico come l'Italia, e questo lavoro diviso tra tutti gli italiani in grado di lavorare. Ora, l'orario di lavoro deve dipendere dalla quantità di lavoro che esiste, dalla quantità di lavoratori possibili esistenti e quindi da una divisione del totale messo in relazione a quanti cercano lavoro. Su questa base l'orario di lavoro, quello normato dalle normative, per non entrare in contrasto con l'articolo 1 della Costituzione, deve essere aggiornato di volta in volta in modo tale che in Italia non esistano disoccupati, altrimenti se in Italia esiste un solo uomo che vuole lavorare e non può lavorare, la nostra Costituzione è tradita nel punto principale, quello che la fissa come una democrazia fondata sul lavoro. Allora, non è più così, ma è una democrazia poggiata non sul lavoro
democraticamente dato a chi fa parte della democrazia, ma di quella imprenditoria o di quella realtà affaristica che si chiama lavoro e che fa il bello e brutto tempo, tanto che definito secondo l'interesse proprio il massimo numero di ore di lavoro per ciascuno, poi accontenta alcuni secondo le sue idee e ne scontenta molti altri, attualmente il 10% di coloro che in Italia desiderano lavorare, e li lascia senza lavoro. Tenete ben presente questo: chi non lavora oggi è perché il lavoro, che è condotto solo dal 90%, è diviso solo attraverso quel 90% della popolazione, mentre invece se veramente l'Italia fosse una repubblica fondata sul lavoro, democratica, quindi rivolta al popolo e non ai luoghi di lavoro, ecco che tutto il popolo, ossia chi è parte della democrazia, ha sacrosanto diritto a lavorare, e fin quando non lavora lo Stato sta violando l'articolo 1 della Costituzione.